La sverminazione è una pratica molto importante, poiché protegge i nostri amici a quattro zampe dai parassiti esterni e dai problemi che possono causare. Nonostante sia una procedura comune, è normale avere alcuni dubbi. Ecco perché, in questo video di Animalpedia, chiariamo se puoi fare il bagno al tuo cane dopo avergli applicato la pipetta. Da non perdere! Cos'è la pipetta e come funziona? Per capire se puoi fare il bagno al tuo cane dopo avergli messo la pipetta, devi prima sapere come funzionano questi prodotti. Le pipette sono piccoli contenitori di plastica che contengono un liquido che agisce contro i parassiti esterni, alcuni dei quali sono pulci, zecche o zanzare. Devono essere applicate in vari punti lungo la colonna vertebrale, separando bene i peli, in modo che il liquido entri in contatto diretto con la pelle. In questo modo, i principi attivi si diffondono in tutto il corpo, attraverso il grasso sottocutaneo. L'efficacia di questi prodotti generalmente dura all'incirca un mese. Si può fare il bagno a un cane dopo averla applicata? La verità è che non dovresti fare il bagno al tuo cane dopo aver applicato la pipetta. In tal caso, potrebbero verificarsi interferenze con la diffusione del prodotto, che influiranno sulla sua efficacia. Pertanto, è normale osservare la presenza di parassiti se fai il bagno al cane appena dopo avergli applicato la pipetta. Questo succederà anche se si esegue la sverminazione con uno spray. Nel caso in cui si usi un collarino, si consiglia di rimuoverlo per fare il bagno al tuo amico a quattro zampe e rimetterglielo una volta asciutto. D'altra parte, se usi delle pillole per sverminare il tuo piccolo, non dovresti preoccuparti, perché non hanno alcuna interazione con il bagno. Quando puoi fare il bagno a un cane dopo avergli applicato la pipetta? Per sapere quanto tempo dovresti aspettare per lavarlo, dovresti sempre consultare il foglietto illustrativo del prodotto che usi o il tuo veterinario. Tuttavia, in generale, il tempo di attesa è di 48 ore. Inoltre, è necessario tenere presente che non dovreste fare il bagno al cane durante le 48 prima dell'applicazione della pipetta. In questo modo ti assicurerai che non perda la sua efficacia. Suggerimenti per l'applicazione della pipetta. È importante applicare le pipette ogni mese. Sebbene la presenza di parassiti sia solitamente associata ai mesi caldi, la verità è che alcuni possono sopravvivere tutto l'anno. In alcune occasioni potreste trovarti di fronte a un'emergenza in cui devi fare il bagno e sverminare un cane allo stesso tempo. Ad esempio, se trovi un cane molto sporco e infestato da parassiti. È meglio optare per un altro metodo di sverminazione. Sul mercato puoi trovare pillole che eliminano le pulci nel giro di poche ore e sono compatibili con il bagno. Il loro effetto di solito non supera le 24 ore, ma consente un rapido controllo di questi parassiti. Con questa opzione puoi dare la pillola, fare il bagno e dopo 48 ore applicare la pipetta per proteggere il cane per diverse settimane. Infine, puoi anche usare uno shampoo con effetto antiparassitario per lavarlo, eliminando i parassiti. Se vuoi sapere come eliminare le zecche dal tuo amico a quattro zampe in modo naturale, in questo video ti spieghiamo 4 rimedi casalinghi per eliminare le zecche. Ricorda che puoi anche chiedere al veterinario qual è il miglior metodo di sverminazione per il tuo cane. Alla prossima!